Per quanto mi riguarda, io credo che il doppiaggio sia una pratica assolutamente antieconomica, desueta e che non ha più alcun motivo di esistere. Allora, mi rendo conto che è una posizione piuttosto radicale, però chi la pensa come me qui dentro sa perfettamente che quando dici questa cosa in pubblico c'è sempre una persona che si indigna, una persona che non ci sta e ci tiene a farti la ramanzina. Io lo chiamo l'intelligente. Beh, no. Ma tu ignori completamente che noi in Italia abbiamo una grande tradizione nel doppiaggio cinematografico. Pensa soltanto a Ferruccio Amendola, Oreste Lionello, Tonino Accolla. Allora, visto che sei un ragazzo intelligente, rispondi a questa domanda. Che cosa hanno in comune Ferruccio Amendola, Oreste Lionello e Tonino Accolla? Sono morti! Sono morti e purtroppo nessuno potrà più ascoltare la loro voce. Non si vive di tradizione nel doppiaggio cinematografico, non potremo più ascoltare le loro voci. L'unico modo per ascoltare di nuovo la voce di Tonino Accolla sarebbe fare una seduta spiritica. Anche devo dire con Ferruccio Amendola, pensate che bello una seduta spiritica con Ferruccio Amendola, e in quel caso doppierebbe la medium. State parlando con me? State parlando con me? Sta bene, cazzo, ma adesso lasciatemi in pace. Signora, ha mai provato la straordinaria morbidezza di Vernelli? Allora, se però nel cinema, diciamo, ci sono i doppiatori bravi, cioè sono i figli bravi di quelli che negli anni 70 erano bravissimi, in televisione ci sono i loro nipoti mediocri. E non soltanto i nipoti mediocri, ci sono anche le mogli dei nipoti mediocri. E per qualche motivo c'è anche il fratello della moglie del nipote mediocre, che era questo signore che c'aveva questo ristorante a Fregene, e poi il socio gli ha fatto casino, allora l'hanno dovuto chiudere e l'abbiamo messo un po' a scrivere i dialoghi, perché comunque, insomma, questo più o meno questa cosa qua la sapeva fare, c'aveva pure un ristorante in Inghilterra. E il problema è proprio questo, cioè che nelle serie TV doppiate nessuno parlerebbe in quel modo, cioè i dialoghi sono scritti in una maniera che ti rende assolutamente impossibile la visione. Allora facciamo finta che in America esce una nuova serie della Madonna, cioè proprio una nuova serie della Madonna, si chiama proprio così, A New Series of Mary. In America esce A New Series of Mary, è una serie bellissima, una serie straordinaria, parla di, diventa subito la vostra serie preferita, parla di situazioni di corruzione in Alabama, una serie stupenda. Dopo 4 anni esce in Italia e subito iniziano i primi problemi, perché nel migliore delle ipotesi, nella migliore delle ipotesi avrà un titolo tipo Fermi tutti, arriva Mary! O un'altra cosa che ti fa pensare, cioè, ma veramente pensano che siamo ritardati? Cioè, come veniamo trattati? C'è questa scena molto bella, c'è questa scena molto bella in A New Series of Mary, in cui c'è il protagonista, che è questo afroamericano di 180 kg, che sta lì sulla veranda, sta lì in veranda e commenta i culi delle donne che passano con il suo amico, e nella serie italiana lui dice in questo modo: "Di un po', Jeff, hai visto quella bella pollastrella laggiù? Le prenderei a schiaffi il culetto finché non mi dice ehi paparino, ne ho avuto abbastanza!" Allora, tutto bellissimo, ma c'è un piccolo problema. Se un nero nel ghetto parla così, lo sgobbano. Dura 3 giorni. Poi c'è un'altra scena che nella serie americana è molto bella, perché c'è la moglie che arriva, alla quale non è piaciuto molto questo commento del marito. Non le è piaciuto molto, e lei ovviamente è una ghetto diva, quindi parla come le ghetto diva americane, quindi fa quelle che sono: "Oh, come on, you don't know what you're talking about, okay? If you think that bitch is better than me, you just don't know what you're talking about, okay?" Poi lo vedi in Fermi tutti, arriva Mary. "Dite un po', state scherzando? Non potreste fare un po' più piano? Se pensate che quella squadrina sia meglio di me, vi sbagliate di grosso." E poi vedi la scena bella, la scena che poi vale il Grammy all'attore, al giovane attore, che è il figlio della coppia. Il figlio della coppia è il ragazzo afroamericano di 20 anni che è molto arrabbiato, perché il suo spacciatore gli ha venduto meno crack di quanto lui volesse.
La scena americana è bella, nella serie americana è molto bella perché tu hai lui l'attore che è molto arrabbiato, fa: "Oh, come on, man, do you think I'm stupid? Huh? Do you think I'm stupid? Do you think I'm stupid? You know what you are? You're just a motherfucker, okay? You're just the biggest one of the motherfucker, okay? You're just a motherfucker." Poi lo vedi in Fermi tutta arriva America. Ma state scherzando? Stai spipettando un po' troppa erba, ehi! Sei completamente spallato, amico! Lo sai che cosa sei, amico? Lo sai che cosa sei? Sei uno scopatore di madre, amico! Sei uno scopatore di madre, ecco che cosa sei! Dobbiamo tutti lavorare. Dobbiamo tutti lavorare, cioè io proprio su questo non mi permetto di parlare. Però, allora, io dico una cosa, i doppiatori italiani più o meno sono un gruppo di 10 famiglie, sono 10 gruppi tribali che portano avanti questa tradizione folcloristica bellissima. E io amo il folklore. Però allora, che lo Stato si prenda cura di loro. Noi gli diamo i soldi per le licenze e loro si aprono 10 compro oro. Così, loro stanno a posto per tutta la vita. In Italia finalmente film escono tutti quanti al cinema in lingua originale con i sottotitoli e soprattutto pensate che bello andare a squagliare l'oro nei loro negozi. E, senta, ho portato questa collanina della comunione e volevo sapere se per caso potrei fargliela vedere. Se potrebbe, lei dovrebbe. Papà, è arrivato un cliente con una collanina. Aspetta un momento, ragazzo. Aspetta un momento, ragazzo. Accidenti, ragazzo. È davvero una bella collanina. Potrebbe farci un mucchio di soldi a squagliarla. Anzi, lei dovrebbe squagliarla, lei deve squagliarla. Dica un po', vogliamo fare a nero oppure facciamo fattura? Papà, sei completamente sballato, papà! Sei completamente sballato? Vuoi che arrivino i piedi piatti, papà? Vuoi che arrivino i pulotti, papà? Vuoi che arrivi un altro nome che abbiamo inventato per nominare la forza pubblica, papà?